La Juventus è chiaramente in crisi per ciò che riguarda gli infortuni, ennesimo problema per il centrocampo della Juventus dopo l'infortunio di McKennie, ecco che arriva quello di Zaccaria. Come abbiamo riportato qualche giorno fa, Zaccaria dovrà stare fuori un mese. Attenzione perché la Juventus potrebbe ritrovarsi già in casa il sostituto. Quindi facciamo un po' il quadro della situazione e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Prima però vi ricordo del nostro secondo canale, FC Media TV, secondo canale dove trovate approfondimenti, tema Juve, tante situazioni post partita, Champions League, campionato, trovate davvero di tutto. Mi raccomando, iscrivetevi qui sotto, in descrizione vi lascio il link diretto per poter andarvi a iscrivere gratuitamente. Questo secondo canale sarà un modo per avere un'informazione totale sul mondo Juve e anche su altre tematiche, perché no? E allora, la Juventus in questo momento vive una situazione non esaltante per ciò che riguarda gli infortuni, tanti infortuni in casa Juve, a centrocampo, ovviamente la Juventus è con gli uomini contati. Ma attenzione perché in casa la Juventus ha un classe 2003 che sta scalpitando, che vuole trovare spazio, lo ha confermato anche Max Allegri nella conferenza stampa, potrebbe trovare spazio già nella sfida contro la Fiorentina di Coppa Italia, Fabio Miretti, un giocatore dell'Under 23 che di fatto è stato preso e inserito in prima squadra per emergenza, per una chiara emergenza. L'Under 23 vi ho sempre detto come sia uno strumento necessario per la Juventus per poter far crescere i propri giovani, ma allo stesso tempo in situazioni emergenziali come quelle attuali può essere una fonte per la Juventus. E la Juventus può tirare verso di sé un giocatore che è molto tecnico, molto duttile e soprattutto gioca non come un 2003 ma come un veterano. Sì, perché la Juventus ha tra le mani un giocatore molto interessante, un giocatore che molti paragonano al nuovo, tra virgolette, Marchisio, anche se in realtà le caratteristiche non sono esattamente le stesse. Grande visione di gioco per lui, una precisione, una velocità di pensiero che chiaramente lo fanno vedere agli occhi degli osservatori come un gioiello per il futuro. La Juventus ha tra le mani un gioiello molto molto interessante. E potrebbe giocare già nella sfida di domani, sì, perché attualmente i centrocampisti a disposizione di Max Allegri sono tre: Arthur, Locatelli e Rabiot. Giocatori che hanno caratteristiche molto diverse tra loro, giocatori che evidentemente non hanno giocato molte partite insieme. Ed è chiaro che la Juventus da qui in avanti avrà bisogno di forze fresche. La Juventus ora ha un ciclo di partite che non sono difficilissime. In campionato abbiamo detto come ci sono partite abbordabili fino alla sfida di aprile contro l'Inter. La Juventus avrà delle partite abbordabili con squadre un po' più piccole. Secondo me ci potrebbe essere spazio proprio per Miretti, che è un giocatore che è da attenzionare, perché, come vi dicevo, è un classe 2003 che ha, secondo me, tutto per diventare un gran bel giocatore, perché è un giocatore che piace tanto a Max Allegri, che gioca come mediano, ma ti può fare anche il trequartista, che ti può fare la mezzala di inserimento, ma che ti può fare anche il doppio play al fianco di Locatelli. Insomma, è un giocatore, secondo me, completo e può giocare in questo centrocampo con tutti. Può giocare al fianco di Arthur, può giocare al fianco di Locatelli, può giocare anche al fianco di Adrien Rabiot. E sono convinto che la Juventus lo sfrutterà. Anche, ripeto, per necessità, perché è chiaro che la Juventus in questo momento ha tre centrocampisti contati, quindi non può far altro che sfruttarlo. E quindi è un ragazzo che tra l'altro è legato fortemente alla Juventus, è alla Juventus dal 2011, ha tatuato sulla pelle la Juventus, è un giocatore che è uno juventino nato, ed è per questo che molti lo paragonano a Marchisio. E quindi mi piacerebbe sapere anche da voi cosa ne pensate di questo giocatore, soprattutto se vi piacerebbe vederlo nella sfida contro la Fiorentina. Io sono convinto che con la Fiorentina magari darà più spazio ai giocatori più completi, ma in questo mese di campionato secondo me lo vedremo, e come, cioè secondo me in questo mese di campionato lo vedremo tanto giocare con sfide contro, magari con squadre un po' più piccole, con Salernitana, Spezia, Genoa. Secondo me il suo spazio se lo ritaglierà proprio Fabio Miretti, che potrebbe prendersi la Juventus e potrebbe anche prendersi la fiducia di Max Allegri.